We Love Fest arriva a Pescara dal 22 al 26 agosto, sarà un intrattenimento, immaginiamo, per tutti i gusti. Sono 9 gruppi, tutte serate da 2, tranne la serata del 23 dove si esibiscono in 3 performance diverse e in aggiunta poi una special guest con la serata dei 90 Mania e Corona che sarà il 26 agosto. Per il resto è una kermesse dove la musica di tutti i generi sarà protagonista sul palco e tra un band e l'altra ci saranno delle interviste a dei giovani talenti abruzzesi che si stanno facendo strada a livello nazionale, per esempio nel cinema o nella televisione. Nomino tra gli altri Carlotta De Leonardis, protagonista dell'Arminuta e del film di Claudio Bisio Quando eravamo bambini, Federico Rosati, protagonista di tanti film, e poi Francesco Latorre, uno degli artisti emergenti abruzzesi più acclamato nella serie televisiva un'estate fa. Quali sono i generi musicali che prenderanno strada in questo festival? Passiamo dal cantautorato italiano, gli Over Meno 1, Michele Marcos e Patrizio Santo, per passare ai Foo Fighters, con i Fresh Fighters, i Disco Machine con la musica 70-80, Dire Straits con Straitsland, PRK per la cover band Vasco, Dua Lisa per il tributo a Dua Lipa, Clamoroso per quanto riguarda Alessandra Amoroso, e non vediamo l'ora che Piazza Salotto sia piena e divertita dalla musica che possa inondare i nostri cuori e la nostra anima. Immaginiamo che questo We Love Fest sia tutt'altro che una risposta alle critiche che sono arrivate in questi ultimi giorni di un Ferragosto vuoto a Pescara. Le risposte stanno nei fatti. Pescara da maggio è piena di eventi, voglio ricordare Carlton on the Bay, la Notte dei Serpenti, il Festival Jazz, Funambolica, Will of Fest, il Festival d'Annunziano, le grandi iniziative dei privati. Insomma, Pescara ha dimostrato ancora una volta di essere al centro per quanto riguarda gli eventi della fascia adriatica. Una grandissima estate anche questa, il Will of Fest sta al quarto anno, un format ideato dal sottoscritto che è stato patrocinato dal Ministero della Cultura l'anno scorso, quindi un motivo di grande orgoglio che dà spazio agli artisti locali ma anche ai grandi nomi. Alcuni artisti locali che si sono esibiti già sono prodotti da etichette nazionali, quindi per noi questo è un grandissimo motivo di orgoglio e continueremo ad investire tantissimo su Will of Fest.